Ciao, oggi vi parlo di Socrative, che è un'app molto interessante per gli studenti e per gli insegnanti, perché è possibile costruire dei test, dei sondaggi che sono interattivi da mandare ai ragazzi, creando anche una classe. Quando ci possiamo iscrivere liberamente perché è gratis, schiacciando il tasto Teacher Login. Potete iscrivervi direttamente, quindi con l'indirizzo e creare un account, però possiamo anche entrare con l'account Google, altrimenti crearlo direttamente da qui. Io entro con l'account Google e mi riporta su questa pagina dove mi dà la possibilità di entrare con Gmail. La prima, diciamo, il video, la nostra dashboard, ci dà la possibilità di vedere cosa fare. Per prima cosa dobbiamo imparare a fare dei quiz e per far questo andiamo su Manage Quiz. Questo è il codice della stanza Room che noi possiamo cambiare oppure andando su Setting oppure lasciare così com'è. Possiamo inserire qualunque codice, l'importante è che comunque Socrative ce lo accetti. E quindi una volta dato questo indirizzo, diciamo, il numero della stanza è possibile entrare in questa pagina e i ragazzi possono entrare in questa pagina. Allora andiamo subito su Manage Quiz e creiamo un quiz. Diamo un nome qualunque al quiz ed entriamo e cominciamo a fare le domande, a compilare le domande. Allora, qui possiamo trovare la possibilità, ci dà la possibilità di inserire una qualunque immagine che poi verrà vista anche dai ragazzi e possiamo dare sempre un titolo a questo quiz. Qui rispondiamo alle domande, possiamo avere la domanda, abbiamo queste 5 possibilità di risposta. I campi possono essere tanti e quindi se sono tanti è possibile anche eliminarlo. Eliminare un campo come in questo caso, ricordiamoci sempre di spuntare la risposta esatta. Qui possiamo anche aggiungere, se vogliamo, un altro spazio per inserire una domanda, mentre da possiamo anche, abbiamo detto, eliminarla. Invece, in questo spazio explanation è possibile inserire un'estensione, è possibile inserire un'annotazione, un feedback che poi sarà letto dagli alunni nel momento in cui entreranno a risponderanno alle domande. Ricordiamoci sempre, dopo aver scritto tutto, di salvare il questionario che abbiamo fatto. In questo caso è possibile anche, diciamo, settare diversamente il nostro quiz. Questo è il quiz, e quindi è possibile, diciamo, per noi scrivere in un altro. In questa pagina noi possiamo anche, diciamo, scrivere formatting con questo tasto e quindi anche spostarlo da una parte, se me lo fa spostare, e possiamo, ecco, scegliere il carattere. Possiamo fare, insomma, modificare quello che vogliamo e come vogliamo. Appunto, ricordiamoci poi di salvare. È possibile anche eliminare la domanda con il cestino e continuare ancora ad aggiungere altre domande. Terminato questo passaggio, allora con Edit possiamo entrare per modificare ciò che abbiamo scritto. Abbiamo detto possiamo eliminare oppure andare con questi pulsanti su con le domande o giù oppure copiarli. Sotto troviamo ancora le 3 tipologie di domande che possiamo scrivere, e quindi vero o falso.
Schiacciando il pulsante, quindi vero o falso, ci compare questo. Qui possiamo sempre aggiungere un'immagine e scriviamo sempre una domanda e a questo dobbiamo rispondere vero o falso. E quindi scriviamo l'affermazione giusta schiacciando vero, ad esempio. E quindi ricordiamoci sempre, dopo aver scritto e costruito la domanda, innanzitutto che possiamo formattarla così come abbiamo visto prima, e poi ricordiamoci sempre di salvarla. Creata anche questa domanda, adesso possiamo provare anche l'altra, la domanda risposta breve. Anche qui possiamo caricare un'immagine, possiamo sempre scrivere la domanda, e qui abbiamo aggiungi la risposta e ne possiamo aggiungere quante vogliamo, quindi scriviamo quello che potrebbe essere la risposta corretta. Qui abbiamo sempre la possibilità di estendere e quindi di mandare un feedback ai ragazzi alla fine dell'esercizio. Ricordiamoci sempre che dobbiamo salvare il nostro lavoro. Come abbiamo visto all'inizio, No edit, salva. Abbiamo visto all'inizio, ci dà un codice. Ogni quiz ha un suo codice. Abbiamo visto di recente, quindi quale quiz abbiamo, lo selezioniamo e questo è il quiz creato. Quindi ritorniamo qui a Manage Quiz. E possiamo fare del quiz, andare a vedere innanzitutto quali sono quelli abbiamo detto che abbiamo creato, e in più li possiamo diciamo, importare il quiz attraverso Import Quiz, oppure se il quiz si trova su Excel Template, possiamo schiacciare su R e quindi ci va a caricare un quiz che abbiamo sull'Excel. Dopodiché schiacciamo salva, scegli questo file e quindi viene importato. Ora dobbiamo somministrare il nostro quiz ai ragazzi, quindi sempre su questa pagina, Dashboard. Possiamo andare a Start Quiz. Nel frattempo i ragazzi dovranno collegarsi su Socrative e entrare nella loro pagina che si presenterà in questo modo. Allora, i ragazzi dovranno entrare e inserire in questo campo il numero della stanza. Quindi noi dobbiamo aver cura di conservarlo e poi i ragazzi inseriranno il numero della stanza, quindi comparirà questa finestra. Nel frattempo noi possiamo decidere quindi di somministrare il quiz e come somministrarlo. Scegliamo il quiz da somministrare e quindi ci dà la possibilità di scegliere tre modalità. Lo studente in questo caso può rispondere alla domanda, a una domanda per volta e avere immediatamente il nostro feedback. Oppure lo studente decide di, noi decidiamo di dare agli studenti il quiz, tutte le domande, e quindi loro possono inviare tutto soltanto dopo aver risposto a tutte le domande. E qui invece ci dà la possibilità di scegliere quando il tempo della somministrazione del quiz. Quindi dopo aver fatto la scelta, noi possiamo andare su Start e quindi si avvia il quiz. Loro prima di poter andare avanti dovranno scrivere nome e cognome e poi dopo cominciare a rispondere. Nel momento in cui si avranno le risposte, il questionario, noi avremo la situazione chiara degli studenti, quindi le risposte che hanno dato oppure quelle sbagliate, quindi sapremo subito se il quiz è stato superato oppure no.